Buongiorno, siamo in questa bellissima cornice di Loano, nel cuore della Riviera Ligure, quindi oggi parliamo di cima, un piatto decisamente ligure della tradizione. Abbiamo tutti gli ingredienti, siamo in compagnia, dello chef, Francesco, che ci darà una bella mano, ci racconterà, farà in modo che questo laboratorio Expo possa essere realizzato da tutti quanti, una buona ricetta anche replicabile a casa, una ricetta povera perché nel 1800 è nata come un piatto natalizio la cima, recuperando i legumi, le verdure, le piccole parti di carne che erano a disposizione di una famiglia per poter far festa. Oggi è un piatto molto lungo da realizzare, difficile. Perché comunque bisogna stare molto attenti nella cottura affinché non si rompa la tasca di vitello che viene farcita e man mano lo chef ci racconta, insomma. Iniziamo, dai! Allora incominciamo con l'ingrediente della cima. Per prima si va dal macellaio e si fa dare una tasca che viene ricucita con lo spago e si quasi tutti uniforme. E poi andiamo a preparare l'ingrediente, dei piselli, pinoli, prosciutto cotto, mortadella, carota, uova, maggiorana e i pinoli che sono la base con la maggiorana che i prodotti liguri che ci vogliono per questa niente. Intanto incominciamo a sbattere le uova per unire tutti gli ingredienti che abbiamo elencato in questo momento. E un altro ingrediente che dimenticavo prima sono le erbette, che vanno tagliate a julienne, sottile sottile. Ma le utilizziamo così, chef, senza così a crudo, prima di essere messi nell'impasto? No, queste erbette qua, una volta tagliate a julienne in queste condizioni qua, vanno lasciate riposare e messe sotto sale, perché così incominciano a buttare un po' di acqua e appassiscono e poi Ah. vanno aggiunte negli altri ingredienti che abbiamo già messo da parte. Quindi non dobbiamo aumentare l'umidità e rendere l'impasto No, troppo fluido? questi qua una volta messe sotto sale vengono schiacciate col sale, vengono schiacciate che togliamo tutta l'acqua che porta l'umidità che fa uscire il Certo. sale e vengono schiacciate bene asciutte perché così non abbiamo problemi di che possono fare acqua dentro la cima per così, Ok. solo quella. Certo. Anche perché l'uovo è umido, Sì. i piselli hanno una componente di acqua elevata, un pochettino il prosciutto, rischiamo poi che la tasca con le feritoie lasci uscire il ripieno. Adesso lasciamo passare qualche minuto e poi andiamo a incorporare Prego. tutto con cominciamo a sbattere le uova con il formaggio, tutte quelle che l'ingrediente che abbiamo elencato, per fare questo composto omogeneo, semidenso, che poi va nella tasca, va riempita la tasca e poi va messa a cucinare a vapore circa per 2 ore almeno. Ecco, quindi quella preghiera, canzone che aveva dedicato alla cima di André affinché la cima non scoppiasse, durante la cottura, quindi durante la bollitura di un tempo, non viene più impiegata perché sono cambiati i procedimenti e i processi di cottura di questo secondo piatto. Perché oggi abbiamo la fortuna di avere dei forni a vapore, convenzione, che non c'è bisogno più della pentola classica di una volta che era una pentola semilunga, che si metteva questa cima con un gestino sotto che quando poi si tirava su da cucciolare, che poi va fatta riposare e poi va messa sotto peso. Quando una volta raffreddata e gelata va messa sotto peso almeno per 24 ore, Certo. che dà una forma omogeneo schiacciate che quando la cima si va a fettare resta tutta omogenea, che non Omogeneo. si rompano, diciamo, le fettine oppure la roba, i composti che c'è dentro non si spappolano. Quindi per farla a casa bisogna mantenere quella vecchia tradizione di fasciarla in un canovaccio, Cannavaccio legarla, oppure no, adesso c'è la carta da forno, carta da però forno, le solite certo. cannavacce quelle che si usava una volta. Adesso facciamo la carta da forno anche più per l'igiene, per tutte Certo. queste cose. Sì, è vero. Così è meno complicato, diciamo, è un più Certo. la naturalezza, diciamo, l'igiene, la professionalità che avanza, Certo. ecco. Però la canzone di André affinché la cima non scoppi durante la cottura va sempre recitata allora, se Ma si sa sempre citata perché se scoppia. è nata le tradizioni che sono
uscite che sono nate non si possono creare. Quella è la base. Poi noi che siamo professionisti andiamo a rinnovare, facciamo la rinnovazione, facciamo anche la monoporzione, facciamo un po' tutto ormai così. C'è un gioco della cucina anche moderna, anche sulla vecchia tradizione. Io questa ho una fortuna perché vengo da una tradizione vecchia di cucina e con l'innovazione e tutte le cose che mi permettono la mia professionalità. Ecco. L'unica cosa che lei, scusi se la interrompo, ci ha parlato di monoporzione, adesso poi andiamo siamo a vedere, costretti a chiedergli la monoporzione. È il suo problema, poi andare a vedere che con pochissimi ingredienti, con delle fettine ritagliate con un coppa pasta, queste cose, una pollina di maggiore con gocce d'olio extravergine, olive taggiasche, uno può assaggiare la classica cima senza tante inciunci. Quindi tradizione e innovazione. Innovazione, tradizione e innovazione. Allora, incominciamo a sbattere le uova e incominciamo ad andare a incorporare tutti gli ingredienti. Adesso per primo cominciamo a mettere il parmigiano. Ecco, questa è una tasca che può contenere da circa 4 etti. Per produrre a casa, realizzare questo piatto, abbiamo bisogno di una quantità di ingredienti omogenea. Se li può indicare in modo tale che naturalmente si possa fare con una discreta facilità. Sì, con vero piacere. Io voglio tagliare a dadini 100 g di mortadella, 100 di prosciutto, 100 di piselli gusciati e delle 70-80 g di erbette e poi delle foglioline di maggiorana. Fresca. Naturalmente siamo in Liguria. Liguria, sì. La maggiorana si trova, quindi... Quella fresca, ecco. Le erbette vanno schiacciate perché adesso vedete che va via l'acqua. Quelle in eccesso, sì. Quindi abbiamo 100-100, sono circa mezzo chilo di impasto e utilizziamo 6 uova o meno? 6 uova mettiamo uova. Perché va rapportate agli ingredienti che abbiamo, 400 g di carne, più o meno andiamo ai 400-500 g di prodotto da metterci dentro. Ok, eravamo più o meno a 400, quindi sì. Ecco qua. Pinoli invece ne dobbiamo mettere pochi perché costano cari, corretto? No, non è che va tanto bene, essendo una cima Liguria, nati in Liguria, pinolo si deve vedere. Non possiamo mettere pochi pinoli, anzi i pinoli sono quello che bisogna mettere un po' di più. Mettiamo più pinoli allora. So che in Liguria sono un po' parsimoniosi. Però quando ci vuole, ecco, non è che possiamo stare lì all'emozione, no. Un bel pugno di pinole che è quella che fa la differenza sulle le cime. Infatti la cima, oltretutto quando è nata, è chiamata cima perché è la punta di vitello e poi cima perché veniva data al primogenito, la prima parte della cima, la punta, veniva data al primogenito perché la maggior quantità di carne era la parte con più proteine e poteva dare più energia al primogenito. Questa può essere leggenda, però in effetti dal piatto povero da cui siamo partiti arriviamo a un piatto decisamente impegnativo per tempi di cottura, perché comunque si deve cuocere, diceva, 2 ore sul gas a 90 gradi, quindi senza bollire, non è sicuramente il piatto più economico del mondo. No, non è, perché poi c'è una certa cultura, c'è una certa precisione per farlo. In casa, quando si fa una cima in casa, va bene quando viene uno la mangia, però se si fa dentro un'azienda deve essere perfetta, perché non è che possiamo dire abbiamo sbagliato la cottura oppure altro. Poi bisogna fare una cosa molto importante, e quando si aggiunge il sale, avendo già messo il prosciutto, la mortadella, il pinoli, il parmigiano e il sale nelle erbette che abbiamo messo a macerare, pochissimo sale. Perché era già salata. Perché sennò poi si rischia, nelle uova non mettiamo sale, perché si rischia di essere troppo salata. Questa è una cosa molto molto importante, perché bisogna vedere che cosa... Ecco, tanto guarda, già adesso il composto, hai un bel composto omogeneo che già è quasi pronto, abbiamo aggiunto un po' di sale perché tutti i prodotti ormai sono salati, dai prosciutto al formaggio e le erbette che abbiamo salato prima, che hanno buttato la sua acqua, l'abbiamo schiacciati e l'abbiamo introdotti nelle uova, e diciamo che adesso è pronto per andare a riempire la cima.
Ecco, l'acqua di cottura, sempre parlando di una cottura in casa, deve essere salata o deve essere naturale oppure un brodo già pronto? No, l'acqua va messa e va aggiunta dei gusti. Se si mettono della salvia, dell'alloro, della carota, della cipolla, della maggiorana, perché dà quel profumo anche all'esterno la cima. Ecco. E quello è molto importante, e un pizzico di sale anche nell'acqua. Certo. Non è che deve essere salata giusta l'acqua, perché sennò poi viene la carne, non è salata nell'esterno, ma solo la roba che c'è dentro è salata, che il ripieno che è dentro va salato, ma il resto non è salato. Perciò l'acqua salata con tutti i gusti, dalle carote alle cipolle alla maggiorana, e si mette dentro l'acqua e poi e si abbiamo... cala questa dentro. Dentro alla, alla ecco, mi scusi, perché praticamente poi alla fine otteniamo un brodo anche. Bel brodo per i capelletti, come si faceva la sera di Natale. Non è che va proprio i capelletti lì, non... diciamo, è un brodo che butta la carne, perché il brodo della cima della carne si deve fare a freddo. Ok. E allora se si mette la carne bollita allora è diverso, però un brodo che non è che sia... Una volta lo bevevano, mettevano i cappelletti, però adesso ho visto che nessuno più, perché viene magari un po' grasso, un po'... non mia suocera me lo fa. Lo fa ancora. e me lo propina, però lo bevo volentieri. Noi diciamo queste cose ancora, noi facciamo la cima, poi certo, il brodo non lo usiamo. Certo. Partiamo con l'insacco allora. Sì, adesso siamo già pronti, se mi dai una mano così per okay. fare il insaccamento, mettiamo queste di qua così almeno, ecco. Tiro magari la mano, sì? Così, okay. Così si vede meglio. Ecco. In effetti non bisogna forse riempirla fino... Fino in fondo, fino a... no, perché poi andiamo a cucire. Adesso, ecco, siamo già a metà. Adesso andiamo a riempire ancora l'altra parte. Inizia la parte quindi difficile, ma in effetti il problema pancia di vitello era effettivamente la scarsa reperibilità di carne. Oggi è facile reperirla, anche se la Liguria non ha una vocazione naturalmente con allevamenti bovini, però è un tipo di pelle che va prenotata, perché vedo che mia suocera chiede sempre al macellaio qualche giorno prima. Non tutti i pezzi di carne vanno bene, corretto? Sì, diciamo che non ci sono anche altri pezzi che si possono usare, però diciamo la base è questa. La cima è nata con la pancia, e che viene tolto tutti i pezzi che ci sono, diciamo, attorno. Chiaro, viene sì. Bella scarnita, che è fatta così, che non sottile sottile, non spessa, perché sennò se ci lasciamo tanta carne... È tutta carne, tutta carne, certo. Adesso abbiamo già finito di riempirle e andiamo a finire di ricucire. Cuce lei, chef? Sì, io... sì, hai paura della cucina. Sì, io sono un po' allergico agli aghi, ma poi non sono capace, quindi c'è poco da dire. Ecco, guarda. E dovremmo anche forarla o no? Assolutamente no. Se la foriamo e ce ne... il contenuto. Quindi anche buchetti piccolini no, l'importante è avere un ripieno non troppo pieno per non farla scoppiare, come avevamo detto. Sì, come avevamo già parlato prima. Voglia dire che è un piatto semplice, perché semplice nessuno è cose semplici, sì. Ma quanto determinati lavori si fanno con amore, sì. Quel mestiere che si fa, tutto può sembrare facile, ma sempre con quella passione, quell'amore che ci mette in qualsiasi cosa che si fa, qualsiasi tipo di lavoro, non solo certo. Fare il lavoro da cuoco oppure qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di lavoro, secondo me, se non c'è una base di amore non si può ottenere mai dei grandi risultati, nessuno. È vero, e noi sono questi livelli che a me la passione che mi è nata, diciamo, facendo il cuoco, rimane oggi, ma ho cominciato nel 1973-74. Caspita! Vuol dire che sono passato un po' di anni. Io avevo un anno. Ecco, e io già, diciamo, nel 73-74 magari la cima ancora non la conoscevo, no, quando iniziavo. Ma poi quando sono venuto in Liguria, ho scoperto tante cose che della Liguria che mi fanno veramente piacere, tante cose che... Ecco, guarda. Ecco, siamo pronti. Adesso l'unico, ancora facciamo l'unico nodino all'ultimo per non... Un doppio nodo. Un doppio nodo, così andiamo, ecco. E siamo... In questo caso a vapore la lasciamo naturale. Adesso prima andiamo a mettere dentro il calavaccio, quello che noi usiamo la carta da forno.
quindi anche a casa la possiamo mettere adesso, nella carta da forno. Adesso ci mettiamo un foglio doppio, così ecco, almeno questo lo sposto. Non abbiamo problemi. Adesso andiamo a fare questa. Senza stringerla troppo. Adesso così la andiamo al capo sotto. Ecco, una caramella. Sì. Una caramella. Andiamo a prendere lo spago per legarla. Certo. L'acqua, eventualmente per la bollitura e non la cottura a vapore, va messa fredda. Ma il forno si mette, si va a raggiungere il forno, se si mette il forno si va a raggiungere il vapore a 100 gradi quando il forno okay. va e si mette dentro e siamo a posto. Mentre invece a casa una pentola si mette con l'acqua e quanto vuole, poi almeno da quando cominci a bollire 2 ore. 2 ore, ok. Sì, almeno 2 ore. Una 2 ore cima. Per chilo e mezzo grosso modo, perché questa sì, è una cima. Sì, più o meno questa qui sarà un chilo e mezzo, sarà chilo e mezzo, 2 sì. to massimo. Bisogna solo bella perché la carta si. Ecco. È un piatto unico che oltretutto facendo. Ho fatto 2 conti con un laboratorio, siamo a circa 190-200 calorie per etto, per cui è un piatto completo, però nemmeno con un apporto di calorie e grassi eccessivo, assolutamente. Perché grassi quasi niente, perché la cima, tutti i grassi che ci sono vengono scaldati con il coltello e tutto. E allora non c'è problema, diciamo, grassi quasi niente. Poi sì, c'è il formaggio, ci sono proteine, c'è la carne. C'è la carne normale. E se usiamo verdure naturalmente fresche qualche verdure, verdure. Adesso anche è una cima, diciamo, ancora molto meglio perché abbiamo già degli ingredienti come, vabbè, le carote le abbiamo sempre, diciamo, fresche. Sì, adesso la stagione però ci aiuta. Ci aiuta una cosa in più che ci sono i piselli freschi. Infatti. In questa stagione che in altre stagioni bisogna magari correre a andare qua leggero perché non ce ne sono naturale, certo. Però è un buon prodotto uguale. Assolutamente. Così la cima questa adesso va messa nell'acqua e la cima è finita come preparazione. Non abbiamo aspettato quindi le 2 ore necessarie per la cottura perché sono troppo lunghi. Troppo lunghi. Sarebbero troppo lunghi e non ci vorrebbe una giornata intera di raffreddamento, di peso. Ci vogliono, per tenerla piatta. Ci vogliono, ecco, ci vuole una giornata e mezza, ecco, non è che. E non sarebbe credibile, mentre invece è tutto vero quello che abbiamo fatto. Sì, quello che abbiamo fatto. Che ha fatto, sì. Certo. Sì, però io faccio il disturbatore, ma d'altra parte ecco. È un ruolo anche questo, vero? Sì, del disturbatore. Eccola. Questa tagliata a fette fredda è il piatto tradizionale, però abbiamo parlato di innovazione, giusto? Innovazione, andiamo a presentare un piatto che, diciamo anche diciamo, la bontà del piatto, ma l'innovazione come viene presentata e come si dice oggi si mangia anche con gli occhi. Certo. E allora noi cerchiamo di un piatto di tradizione, diciamo, centenario. Andiamo a riprodurre oggi come viene servito nei ristoranti. Bello, anche perché in effetti magari questi ristoranti che stanno riscoprendo le tradizioni propongono la cima e per un ligure potrebbe essere quasi svilente, invece rivisitata il turista potrebbe essere una cosa più bella. Più bella, senza andare a togliere nulla al prodotto com'è. Al prodotto vero. Ecco, sono rimaste le cuciture. Sì, le cuciture, facciamo attenzione a non farci andare lo spago, ogni volta prima di mangiare questo qui si va a togliere. Va tolto lo spago. Va tolto lo spago, la cucitura. Sì. Ecco, qui appena un po' di ripieno ha rischiato di uscire. Di uscire perché... Però la carta lo protegge e fa sì che non, noi, che non vada a finire nel brodo. A quel punto lì sì che avremo un brodo ricco. Ecco, vedo, noi adesso però... andiamo a riprodurlo con un tagliapasto, dei dischi, che andiamo poi a formare la buona porzione. Uno. È un prodotto oltretutto senza glutine, se non viene messo nell'impasto pan grattato. In questa ricetta col crostino naturalmente lo
si evita perché c'è il glutine. C'è il glutine, sì. Ma fatta così al naturale, senza mettere addensanti come il pane, è un prodotto privo di glutine, quindi adatto anche a chi ha intolleranze, allergie naturalmente. Sì, noi cerchiamo di andare a mettere nel piatto un crostino per sostenere la fettina al centro, ecco. E poi andiamo a produrre sopra. Facciamo un goccino di olio, se vogliamo possiamo mettere anche un po' di pepe. Pepe, sì. Per ogni strato mettiamo un goccino di olio. Una mille foglie, possiamo dirlo? È tipo mille foglie, se vogliamo potete anche due pinoli tagliati, spicciolato a pezzettini sopra per dargli più ancora un po' di gusto fresco, diciamo, del pinolo, perché una volta cotto poi si sente poco. Certo. Invece così andiamo a sentire proprio, ecco. Infatti all'interno dell'impasto i pinoli si vedono, però si poi vedono, sì, si sì, vengono sì. Anche un po' nascosti. Ecco, guarda. Ne metto ancora una fettina. E così viene già una bella porzione di olio. Questo pane qua possiamo fare un po' di pinale, questi qua possiamo tagliarli e metterci un pezzettino sopra come crostino, perché e poi non può mancare un po' di maggiorana fresca. Sì, e questa è quella importante che sì, sentivo abbiamo. Prima dai i profumi intensi persistenti. È anche una pianta che anche a casa fuori Liguria viene... Sì, viene anche fuori Liguria, sì. Quindi può essere tenuta a casa sul terrazzo. Se proprio, se poi si può ancora spingere la pianta, si possono mettere anche delle verdure cotte precedentemente dentro. Ecco, queste non a crudo. No, scottate. Scottate. Scottate un pochettino e si vanno a mettere delle piatte per fare i colori. Così almeno si avrà un colore. Ecco qua, due pinoli ancora. Ecco. Però adesso la possiamo mangiare, sì? Sì, ecco. Andiamo a metterci due tagliettine di parmigiano. Ecco qua. Ecco qua. E un bel goccino di olio.